Perché la verità è che noi avevamo Italy, ce l'avevamo molto in mente. Abbiamo preso anche il tetto, abbiamo detto cosa facciamo sul tetto? E abbiamo detto facciamo la birra. Per me è una cosa bellissima, primo perché sono un grandissimo amante della birra, secondo perché avendo preso parte in questo progetto dall'inizio, no? Da quando Teomusso dal birrificio Baladène, Leonardo Di Vincenzo del birrificio Birra del Borgo e Sam Calagione del birrificio Dogfish Head qua americano si sono uniti e hanno detto lo facciamo noi il progetto lì sopra. E abbiamo deciso di fare una birra, una tipologia che si chiama Cask Ale. Faremo la birra pompa, modello inglese, quindi molto molto poco gasata, molto digeribile, naturalmente 100% artigianale, non abbiamo neanche il filtro qua, no? Quindi la birra non è assolutamente né filtrata né pastorizzata. E farà pochissima strada da qui al ristorante che è 20 metri più in là e quindi scriveremo importata dalla nostra stessa birreria. Siccome abbiamo i birrai italiani e americani che lavorano con questo progetto, abbiamo scelto di creare una birra che abbia tutte e due le caratteristiche, no? Quindi abbiamo delle tipologie abbastanza americane create con degli ingredienti tipici delle birrie italiane. L'idea è incredibilmente semplice, nel senso, per quanto possa sembrare pazzo mettere un birrificio su un tetto al centro di Manhattan, è nata molto molto semplicemente perché è nata dall'amicizia che lega me e mio padre a Teomusso, che è il birraio italiano per eccellenza. E in questo percorso abbiamo conosciuto Leonardo, che è il birraio del birrificio del Borgo di Roma, e Sam Calagione, che è il birraio di Dogfish Head qui in America. E quando ci siamo detti che cosa facciamo sul tetto a New York, perché la verità è che noi avevamo Italy, ce l'avevamo molto in mente. Abbiamo preso anche il tetto, abbiamo detto cosa facciamo sul tetto? E abbiamo detto facciamo la birra. Quello che vedete è un impianto minuscolo, chi si intende di birra lo capisce subito, chi non se ne intende magari non gli pare, ma è veramente piccolo. Ed è un impianto 100% americano, disegnato da Sam appositamente per poter stare in questa stanza. Ed è molto molto semplice, no? La birra si fa così, si mette l'acqua qua con il malto, si crea quello che in inglese si dice wort, no? Il mosto che si prende. Si porta di qua senza più le trebbie, quindi soltanto più il liquido. Si fa bollire, si aggiungono spezie, luppoli, tutto quello che il birraio decide di utilizzare. Dopodiché si porta negli ultimi contenitori che sono lì dietro e si fa fermentare. Naturalmente è una birreria alla Italy, quindi si mangia. È un menù italiano un pochino nordico, direi, perché lo chef si è buttato molto sulla carne. Per andare proprio a giocare molto con queste birre nelle varie degustazioni. Quindi abbiamo moltissime salsicce, almeno 4 o 5 tipi diversi tutte le volte fatte in casa. Abbiamo tantissima carne, quindi abbiamo il maiale, la quaglia, la faraona, la bistecca, tutte fatte in maniera diversa, apposta per giocare un pochino con le birre. Siccome i vegetariani bevono birra anche loro, abbiamo fatto un po' di piatti tutti dedicati ai funghi, che è un alimento perfetto da mangiare con la birra. Un pochino di insalate e via. Questo è il menù Italy, incredibilmente semplice, mai più di 2 o 3 ingredienti per piatto, pulito e speriamo fatto bene.